forza del nostro territorio, cioè la nostra aragia, quindi il fatto delle rosse che incontrano le bionde è qualcosa di molto bello che ci inorgoglisce, perché rappresenta il nostro prodotto di eccellenza, anche questo dovuto al frutto del sacrificio di tanti imprenditori agricoli che hanno creato questo prodotto di eccellenza e di qualità. Ribera, il territorio riberese coltiva circa 9.000 ettari di agrumento di questa meravigliosa e splendida arancia che è conosciuta nel non soltanto in tutta Italia ma anche all'estero, e quindi noi siamo orgogliosi, io come primo cittadino di Ribera sono orgoglioso di essere oggi qui per questo patto di collaborazione, di amicizia che sono certo continuerà anche in futuro. Colgo l'occasione per invitare il collega e amico Luigi a venire a trovarci a Ribera, vedremo di organizzare qualcosa, Covid permettendo l'importante, e avremo il piacere di ospitarvi, il sindaco di Maranello e un po' anche, se uno lo guarda con la passione ferrarista, il sindaco d'Italia. Perché ripeto, per la passione e l'importanza che la città di Maranello ha per la nostra nazione. E quindi sono veramente orgoglioso di essere qui presente. Dobbiamo sicuramente impegnarci perché le cose belle, le cose importanti possano continuare al di là degli anni che passano e delle istituzioni che si succedono. E Enzo Ferrari è un'icona per tutta Italia. E lui diceva bene quando diceva: date la matita ad un bambino e colorerà una macchina di rosso. Io posso dire che in piccolo, se agli alunni delle nostre scuole elementari chiediamo di disegnare un frutto, ci disegnano l'arancia di Ribera. Quindi ci accontentiamo anche di questo. Siamo certi che ci impegneremo perché queste eccellenze, questi prodotti come le vostre tipicità, il vostro aceto balsamico così conosciuto e apprezzato in tutta Italia come la nostra arancia, possano offrire, promuovere il nostro territorio, far sì che le eccellenze italiane, dalle Alpi alla Sicilia, possano veramente conquistare nuovi mercati, produrre ricchezza, dare garanzia di sviluppo ai nostri territori. Un grazie al dottor Casoli perché ci ha permesso anche oggi di avere la Ferrari di Niki Lauda protagonista di questo incontro e di questo simposio. Grazie all'amico Cleto che ormai conosce Ribera come conosce questi luoghi, perché spesso viene a trovarci e conosce anche le bellezze di quel nostro territorio e le eccellenze di quel nostro territorio, le apprezza, tant'è vero che torna spesso a trovarci. E quindi continueremo questa giornata all'insegna del Rosso Ferrari e della Bionda di Ribera. E ringraziando ancora una volta il collega Luigi per l'ospitalità, il benvenuto che ci ha dato, e alla prossima, perché non è vero che sarà l'ultima, perché la vostra passione va al di là di qualsiasi difficoltà. E la passione a Mimmo, io oggi la voglio dire un po' esagerata, no? Come questa del sindaco d'Italia. La passione a Mimmo l'ha ereditata dal papà, dal cavaliere Michele Tornambè, che guarda, io lo ricordo da ragazzino, una vaga somiglianza con Enzo Ferrari ce l'ha. E quindi sarà anche questo, ci sono tante cose che ci uniscono, tante cose che ci terranno in stretta collaborazione. Grazie a tutti, grazie anche agli amici del club di Palermo che sono qua, grazie al delegato regionale. E forza Maranello e forza Ribera.